20 anni di attività per la European School of Banking Management, un traguardo importante. Abbiamo iniziato nel 97 esattamente, in alcuni locali all'Executive Center. Nel corso degli anni è cresciuta e si è trasferita in quella che oggi è una sede nella quale abbiamo le nostre aule, un'aula magna. Abbiamo acquisito clienti sempre più importanti. Siamo passati da un mondo che inizialmente era soprattutto di privati, che volevano specializzarsi nella formazione bancaria, alla formazione che oggi è rivolta ormai quasi esclusivamente alle banche, alle assicurazioni e agli altri soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio. Perché nel corso degli ultimi anni la scuola, esattamente nel 2011, ha creato una propria divisione, la Scuola Italiana Antiriciclaggio, che ha specializzato la propria attività sulla formazione antiriciclaggio, divenendo in questi ultimi anni il punto di riferimento in Italia per la formazione antiriciclaggio. In particolare lo scorso anno la scuola e il suo master di riferimento, che è il master in anti-money laundering diploma, è diventata partner del Salone Italiano dell'Antiriciclaggio. Oggi la sfida si chiama sicurezza dei dati, si chiama privacy, si chiama sicurezza informatica. Ci sono state notevoli evoluzioni sia sul fronte della sicurezza informatica e sia sul fronte della privacy. La scuola, per rispondere alle esigenze del mercato che richiede una maggiore formazione e preparazione da una parte per fronteggiare gli attacchi informatici, gli attacchi dei cryptolocker, dall'altra per essere pronta alla sfida del 25 maggio prossimo, quando il nuovo GDPR diventerà a tutti gli effetti operativo, la scuola ha da 2 anni ormai creato il master in privacy e sicurezza informatica, sfida che è stata già raccolta da 2 banche pugliesi che sono state le antesignane, possiamo dire, in tal senso, e sono la Popolare di Puglia e Basilicata e la Popolare Pugliese, che già nel 2015 hanno iniziato a formare i propri dipendenti con il master che la scuola ha progettato in privacy e sicurezza informatica. E siccome l'adulto impara di più se si diverte, questo lo dicono gli esperti, la scuola ha pensato alla piattaforma e-learning con i corsi in modalità cartoon, una metodologia innovativa. Abbiamo sviluppato un prodotto che si chiama e-learning avatar cartoon, progettato sulla ricerca che è stata condotta dall'Università di Stanford, dove utilizzano degli avatar per fare formazione e-learning a distanza, e questo produce un risultato nella curva di apprendimento che è superiore a quello che addirittura si può avere in aula. Noi in Italia siamo stati e siamo i primi, e attualmente siamo ancora gli unici ad offrire questo tipo di metodologia.